Hai sentito di questa iniziativa del governo di, sì, di pensionati di far venire a San Marino, vero? Cosa ne pensi? Ah, dice, vengono che dai, si sta bene. Sì, sì, che vengono, perché no? Così siamo più vecchi e ci facciamo compagnia. Dopo il Portogallo, San Marino si candida ad essere la nuova terra promessa per i pensionati d'Europa. Oddio, non proprio tutti. La Repubblica più antica del mondo, infatti, offre per 10 anni un'aliquota super agevolata del 6% ai pensionati che hanno un reddito superiore ai 50.000 euro o un patrimonio personale superiore a 300.000 euro. Insomma, qui vogliono la crème della crème. Hanno rivitalizzato il mercato immobiliare, hanno un indotto e quindi generano un indotto economico all'interno del nostro territorio e creano quell'ambiente, diciamo anche intellettuale, che aiuta anche a far crescere a livello economico e sociale il paese. Se devono far venire chi non ha i soldi è meglio che stiano dove sono. Ma no, hanno i soldi, ce li hanno i soldi. Allora meglio chi ha i soldi che chi non li ha. Per capire qual è il vantaggio di questa tassazione basta farsi due conti. Se un pensionato guadagna 60.000 euro l'anno, significa che sul reddito da pensione percepito da questo pensionato, tra virgolette, atipico, pagherà un'imposta IGR sammarinese pari a 3.600 euro. In Italia con la stessa pensione si arriverebbe a pagare quasi 18.000 euro. Con la differenza, per dire, ci scappa un'utilitaria. Ma lei questi pensionati dall'Italia con la tassazione agevolata al 6% li ha mai incontrati? Sì. Dove li ha incontrati questi Io italiani? Io li ho incontrati anche qui al bar. So che ce ne sono tanti disposti a spendere anche tanto per avere sia la residenza che un'abitazione. Ha avuto contatti con i pensionati italiani che hanno cambiato la residenza a San Marino? Sì, ne abbiamo avuti diversi. Sono venuti a chiedere all'inizio informazioni e poi hanno richiesto la residenza. Quanti clienti ha avuto di questo genere? Una trentina. Quanto si paga un affitto di una casa mediamente a San Marino? Beh, dipende. Diciamo che andiamo dai 600-700 euro in su. È un altro mondo, Questo è il Monte Carlo dell'Italia, questo è. Lui è uno dei pensionati italiani che è riuscito a trasferire la sua residenza all'ombra del Titano. Dopo aver versato per 45 anni decine e decine di migliaia di euro all'INPS, poi ritrovarsi dover pagare un altro 35-40% di tasse mi sembra che sia veramente esoso. Io vivendo da solo cosa faccio? Decido di andare a vivere dove voglio io, dove ho delle condizioni che mi aiutano. Ha fatto un calcolo di quanto risparmia di tasse rispetto all'Italia? 20.000 euro. Ah. Semplice. È semplice. A questo punto non resta che regalarci un assaggio di vita da pensionato a San Marino. Ma qui quanto costa la partita del biliardino? È gratis. Siamo San Marino? Ah, pure il biliardino è gratis. Ah, davvero?